Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mr. Miyazaki sul web. Lei è Fenrir. Siamo in tre, infatti lei ha una pussy in mezzo alle gambe. Mi fa incazzare! Stanze vuote! Come è costruita questa porta segreta? Perché? Come i mattoni che si piegano indietro. Quanto vorrei fare una combo senza... Non posso, perché non ho gli incantesimi e le pronunzie giuste. Hai a che fare con questa barca ormai. Merda! Questo non è gioco di ruolo esplorativo. Questo è trial and error. Button mashing autistico. Questa è una delle scene più belle fantasy poetiche che si possono mai vedere in un Souls. Veramente. No, la qualità è pessima. Ok, pronti ragazzi? Andiamo alla città degli dei, a Norlondo. No, dove siamo per questi templi? Siamo al centro di Boletaria. Oh, ecco. Vedete quanto è pulita la grafica? È inferiore a quella di Dark Souls per i dettagli e tante altre piccole finezze, ma è più pastellosa e quindi dà un effetto impattante. Intanto mi chiama. Scusate ragazzi. Sto lavorando. Ed è arrivato il postino. È arrivato il postino? Ma vi assicuro? Sono rimasto sorpreso da quello che è arrivato. Hideo Kojima. Silent Hills no koto wa chotto ima no jiden wa amari ohanashi dekinai. Kojima ha costruito. Carotino. Stuprerò l'araldo. Non sto scherzando. Ma che cazzo sei? Una specie di cavaliere dello zodiaco! A Pegasus! Coco? Coco! Eccole, ad assistere. Coco! Cosa? Che? Cosa? Cos'è questa cosa? No. Perché? Ti passa la voglia. Ma davvero? Davvero? Sul serio? Cioè, ci hanno cambiato il colore delle armi e hanno cambiato il colore di un boss. Manus. Ci hanno preso gusto. Cioè? È questa la figata? Wow. Bisogna bagnarsi molto però per ottenere il massimo livello di difesa. È come il veleno, no? Che ti attacca dalle caviglie in su! Suca forte!